La culata è scesa dal canale tra i fiumi di Popera e la cima Popera. Si è appoggiata proprio alla centralina, appena appena appena. La centralina serve per la corrente elettrica e per l'acquedotto. Momenti di paura durante il furioso temporale che martedì mattina si è scaricato con violenza di nuovo sulle terre alte. Siamo nel territorio di Comelico Superiore, che già la scorsa settimana ha vissuto una mini vaia a causa della tempesta che ha decimato i boschi di Campolongo di Santo Stefano di Cadore. A raccontarci cos'è accaduto è Bruno Martini, storico gestore, con la moglie Rita Zandonella del Rifugio Berti. Era arrivata vicino, vicino, era passata in fianco un po' un paio d'anni fa. Quest'anno invece per 2 volte in una settimana è arrivata proprio lì. E adesso ha scavato il canale che in direzione proprio della centralina e sta buttando tutto lì. Dopo il grande temporale la colata si è fermata e l'auspicio è che il sole consolidi il materiale sceso nel canalone, ma si tratta per ora di una speranza flebile. Come è messa in questo momento è destinata al prossimo temporalone grosso a essere investita, insomma. Una mattinata da incubo, quella di martedì scorso, caratterizzata da pioggia, vento e grandine fittissima. Il rifugio Berti, di proprietà del CAI di Padova, è al sicuro trovandosi su un promontorio a un centinaio di metri d'altezza sopra il canale. Moltissime le chiamate di solidarietà e di vicinanza a Rita e Bruno all'avvio di una stagione che presenta molte incognite. Era iniziata bene perché gente ce n'era tanta, però il tempo ha fatto un po' quel che ha voluto, è che fatti temporali grossi, grandi da far paura e quando batte, batte forte.